Io tutti, ogni... Prova microfoni. Ragazzi, voglio dare una testimonianza di orgoglio di questa trasmissione, di questo gruppo. Riempiamoci di, come si dice? Orgoglio. Incensiamoci. Ok. Sì. Il giochino dell'interazione col gruppo, con Facebook, sì, ha dato i suoi primi feedback. Esemplare. Salutiamo il nostro amico Roberto Cirielli. Allora, funziona sta diretta. Sì. È il mio primo fans, eh. Eravate d'accordo. Abbiamo salutato i social, ma diamo il benvenuto a chi ci sta seguendo in studio. Abbiamo un Enrico Parterre. Questa sera, gentilissimi ascoltatori, abbiamo voluto rispondere a richiesta di un amico che ha chiesto: ma come funziona questa radio? Io sono passato un po' di sera e vi ho visto dietro i vetri, ma cosa fate? Facciamo una diretta, gli abbiamo spiegato. E mi ha detto: ma come si fa? Io ho detto: vieni a vedere, bussi, apri, noi ci siamo. Sono delle regole, però per tutti gli ospiti che vengono noi faremo questa cosa, daremo 20 secondi per dire, per passare lo straccio. Microfoni aperti con le stesse regole del gruppo. Quindi in questo momento noi abbiamo 20 secondi offerti all'amico Pierluigi Russo. Stamattina era con noi nel corteo del 25 aprile. Certo. Hai portato L'idea che abbiamo partorito questa mattina. Tu adesso hai 20 secondi per annunciarla, come si dice nel cinema, prossimamente. Sì. Ma mi presento, io sono Pierluigi Russo, sono abbiatense da 2013, non mi ricordo. Russo, ma smetto quando voglio. Bravo, bravo, è giusto. Russo, ma smetto quando voglio. Un titolo quasi da guerra fredda. Quindi, da 007. Conduce Pierluigi Russo. Bellissimo, bravo, grazie. Bravo, Pierluigi. Alla prossima, prossimamente. Andiamo su, Pierluigi. In settimana avremo un contenuto. Vedi, questo interagire. Radio, cioè, rende l'idea, ecco. Russo. L'abbiamo coniata camminando stamattina. In ma Russo non è politico. Russo. Ma il cognome, hai anche molesto. Molesto, capito? Sì. Sta scalpitando in studio e ci viene a parlare il microfono come se fosse a casa sua. No, capito? Prendervi dalla finestra. Russare? Per fortuna no. Hai mai dormito con qualcuno che russa? Sì. Va bene, a questo punto la vita com'è? Bella. Grazie del feedback. Fossi qui dipenderei. Bentornati, abbiamo finito di ridere, abbiamo fatto una meditazione. È successo di tutto. Cosa è successo dentro il bar? Cosa è successo fuori dal bar? Dentro e fuori dal bar, storie pazzesche. Cioè, troppa gente, bisogna chiamare qua adesso. Sono scene davanti, spettacolo, qualcosa. Abbiamo anche delle ospiti che ci guardano un po' incuriosite. Siamo consapevoli che abbiamo degli ascoltatori. Pigliatevi le vostre responsabilità. Facciamo appannare anche i vetri del bar. No, ma ce li fanno pulire. Ecco, comunque questo è lo spirito della radio e come tale cerchiamo di trasmetterlo, filtrarlo attraverso un microfono da Corso Matteotti all'11. Signora, buonasera, sì, è una radio, lei ci sta guardando in maniera perfetta. Questa è una torrefazione. È andata avanti e poi è tornata indietro. Sì, perché magari adesso quell'ansia fissa. Da microfono, aveva paura la portasse in radio. Poi dopo magari ritaglieremo finale, un piccolo cameo finale in merito una piccola poesia, una promessa, sì, che sì, noi sì, manteniamo sì. Le promesse, siamo come Babbo Natale. Ah, è sano, sì. Bellissimo. È arrivato un posacenere nuovo. Abbiamo la Elena che l'ha preso tutto lei il sole oggi, sta illuminando. Quindi c'ha questa mascherina modello. Tanto che ci sono, volevo ringraziare per il fantastico weekend Fasani Abbigliamento di Albaerati Corbetta. Grande Michele. Ma Fasani Abbigliamento ti ha regalato un weekend? Sì, lui, tutto spesato. Tu vai vestito, vieni, poi mi hai vestito. Te e la tua famiglia, vieni, tutto spesato. Ma dovevi vestirti con i suoi vestiti? Con i suoi vestiti, per certo. Forza. La taglia era almeno quella giusta. Giusta, giustissima. E invece noi dove siamo stati questo weekend, Lillo? Questo weekend chi ci ha sponsorizzato a noi? Dove? La bello, bello. Ecco, raccontaci di questa Baronia. Contrada Baronia, è vero, abbiamo fatto una grigliata. Bravo. Bello. Abbiamo aspettato che Maxilardi andasse in montagna. Per fare sta benedetta grigliata, ma anche io l'ho fatta la grigliata. Io li ho seguiti da lontano, poi all'una li ho mollati, avete fatto le tre. Le sì, tre? Sì, le due e tre, poi siamo eravamo ascoltando canti liguri, ma il dialetto ligure. Hanno fatto la sagra del Baronio. La sagra del Baronio. Salutiamo l'amministrazione condominiale di Contrada Baronio, sì, che ci concede di rimanere, diciamo, incensurati tutte le volte che facciamo. Bravissimi, bravissimi. Vabbè, ma una vigilia, ma è giusto, di festa come il 25 aprile. Anche le periferie devono vivere. Abbiamo festeggiato degnamente la vigilia. La vigilia, l'antivigilia. E queste sono anche un pochino le conseguenze di chi... Di chi vive. Di chi vive, di chi ha... Di vivere anche la notte. Vedere l'avvitamento è una bella serata. Un confronto generazionale, diciamo. Un confronto generazionale. Ma l'argomento si può dire.
E magari ve ne parliamo dopo questo stacco musicale. DJ, cosa Ivano avuto? Fossati, oh, questi posti davanti al mare, sì. Dedicato a chi adesso sta tornando ed è in coda. Però magari sì, ci può ascoltare con l'app TuneIn su smartphone e iOS per ascoltare Radio City Bar Abbiate Grasso. Accendete il Bluetooth! Nei bar davanti al mare. Bentornati Radio City Bar. Benissimo. Benissimo. Torniamo a noi. Eravamo fuori che chiacchieravamo su una cosa che ci fa molto ridere ci ultimamente. Ci si distrae ogni tanto. Ecco, però. Consapevoli del fatto che alla fine qualcuno ci ascolta. È tutto improvvisato poi, eh. Tutto improvvisato. Sì, sì, ci facevamo bello a casa sul divano. Stiamo andando a braccio. A braccio. Braccio. E ci chiedevamo, ma varrà la pena fare una scaletta? Secondo me... Ma si può tentare. Chiediamo agli amici che sono sul divano. Se ecco chi è arrivato. Ecco, a questo punto, io a questo punto abbasserei un attimino le nostre perché stupidate abbiamo... perché dopo due puntate di assenza era in meditazione. Il momento di saggezza stava lavorando. Abbiamo il piacere e l'onore di riavere ai nostri microfoni la coscienza che mette in discussione l'ottimismo della radio. Signori e signori, siamo lieti di riavere tra noi Wiki Piero. Buonasera. Buonasera. Niente, diamo un senso a questo 25 aprile. Diamo un senso, diamo un senso. Tu vai a casa da tua moglie e tua moglie ti dice: dimmi una parola dolce. Dai, ecco. Io però non, cioè io. Tu, lui. Dai. Questa parola dolce a te cosa viene in mente? Zuccherino mio. Zuccherino mio. E lei ti risponde: qualcosa che mi mandi in estasi oltre che dolce. Cosa potresti rispondergli? Chiedo aiuto. Sono al 22, tavolo. 25 il turpiloquio è concesso tra 5 minuti. Oh, e lei ti risponde. Zucchero. Basta, ho finito il mio intervento, grazie. Sì, ma io ho fatto un weekend la mattina limonata. Limonavi tutta la mattina? Marco. Sì, sì, limonata, spremuta di limone e caffè rigorosamente con zucchero di canna. Ma qui ci vogliono le quote rosa. La settimana prossima avremo un paio di entrate in quote rosa all'interno di questa tavola col quale finalmente avremo un confronto non solo a senso unico perché giusto. Diciamo che tra quattro uomini a un tavolo dicono un po' quello che vogliono, ecco, invece ci vuole un contraddittorio di peso e siamo andati a cercarlo, come in questo caso, sul territorio. Quindi l'esploit di Vicky Piero, avevamo promesso un piccolo cameo. Una, diciamo, una parte di poesia, una parte di linguaggio un po' più... Diciamo, alziamo il tiro. Torna ancora Russo. E oltretutto a memoria. E abbraccio è abbraccio, sì. E abbraccio. Torniamo a abbracciamoci. Cameo perché sta girando per lo studio. Venga Russo, venga. E a Tergo di Max, ecco, si è spostato. Ecco. E ricordiamo per chi ci sta ascoltando in questo blocco, magari non ci stava ascoltando nel blocco precedente, che prossimamente sulle frequenze libere, come questa giornata del 25 aprile di Radio City Bar, arriverà come un fulmine a ciel sereno questa rubrica Russo, ma smetto quando voglio. Esatto. Bravissimo. Ci fermiamo qua. Diamo un altro piccolo zuccherino, tornando al discorso dello zucchero di canna, un cameo per dimostrare quello che questa cosa svilupperà. Io ti passo con orgoglio le mie cuffie, hai i soliti 20 secondi. Quanto dura? Così poco? Se... Ah. La poesia non so quanto dura, la recita faccio prima, ma dura poco. Va bene, va bene. Titolo: questa è di me l'immagine più vera. Ma è tua la poesia. Esecuzione di Pierluigi Russo. Scritta da te. Scritta da me. Nel pozzo la mia immagine affascinato guardo, che si forma e si disfa col muovere dell'acqua. Questa è di me l'immagine più vera, che mentre sono già vorrei non essere, e cerco sempre di me stesso uscirne per divenire l'altro che non sono. Bravo! Bravo, qua siamo alto. Bravo. L'effetto è autoprodotto, tra l'altro. Ma era del Ticino? Sì, lui ha bella questa. Ha questa forma campionata. Ticino, tra bella. Siamo ancora in diretta? È una loop machine. È una loop machine, Russo. E questo no, per dimostrare che le rubriche all'interno di questa trasmissione sono non interessanti. È che sono cose buttate lì tanto. Noti tutte le parole interessanti, interminabili.